E poi abbiamo chi? Abbiamo il giocatore che sta facendo fare la differenza al Casa del Diavolo, perché visto che Alessandro Catoggi è oramai una figurina a tutti gli effetti, allora Marcello Bazzurri si è tutelato prendendo un alter ego e dunque Lorenzo Bambini, buonasera al centrocampista del Casa del Diavolo, nonché gli è toccato anche rifare un po' da taxi driver al padre un Leonardo. Pochino. Senti, so che ha guidato Leonardo, un infortunio finto, è vero, insomma? Ci ha provato a guidare, però la mamma lì dopo ci ha messo lo zampino e l'ha tenuto buono. Allora però, facciamo i seri un po' con chi lo facciamo, con Lorenzo Bambini, l'unico ospite serio che abbiamo questa sera, perché Lorenzo insegue una vittoria importante, quella del Fantacalcio di Eccellenza, secondo in classifica, anzi, guardiamoci va proprio la Fantaclassifica che vede in testa Aldo Trottolini. Dopo il mercato di dicembre si è ribaltato tutto, prima in testa c'erano Fabio Casciola, difensore dell'Assisi, e Filippo Buoncompagni, che è il terzo portiere del Trestina, sì. Ora invece in testa c'è proprio Aldo Trottolini e Cebombo con 1398 punti, segue proprio Lorenzo Bambini con 1396. Però Totò, da buon esperto, guardiamoci proprio le due squadre, diamo proprio qualche consiglio. Questa è la formazione di Lorenzo Bambini, che schiera De Marco, Silvestri, Belfiore e Ligobbi in difesa, poi a centrocampo Alessio Ceccagnoli, Raggi, Pinazza e Gramaccia, in avanti Daniel Mancini, Porricelli e Tomassini. Può vincere il Fantacalcio? Beh, dobbiamo guidare davanti sicuramente, quindi... No, tu dovevi dire no, senza Totò Piga, no. No, vabbè, però c'ha tre attaccanti più forti della categoria. E attenzione, perché in tribuna ci sono Albi del Cannara, infortunato, e Buffi. Però, senti, allora Lorenzo, come hai visto la formazione dell'avversario, siamo lì, che cosa ti serve per fare la differenza, per raggiungere questo primo posto e vincere questo iPhone 6? No, vabbè, dai, tanto più o meno le squadre sono uguali, dai. E punto tutto su Alessio io. Su Alessio c'è Cagnoli. Non so se ce l'ha l'altro, non mi ricordo. Sì. Però di la verità, la squadra te l'ha fatta Leonardo, giusto? Okay. La squadra quella l'ha fatta io. Se vinco, c'ho anche una mezza scommessa con Leo e Roberto che... Ah sì? Che quest'estate mi fanno fare la campagna acquisti del Trestina. Chiariamo un aneddoto, l'abbiamo ricordato in una delle puntate sì, precedenti. Le confusioni fanno a Trestina parecchio fra lui e Roberto. Ma chiariamo, Filippo Buoncompagni ha in porta al Fantacalcio non Nicola Ceccagnoli, portiere del Trestina, ma Iuri De Marco, portiere del San Sisto. E dunque, quando a San Sisto Iuri ha parato il rigore, la reazione è stata, Leonardo? La reazione, guarda, io... Fortuna che non le so tutte queste cose, guarda, te giuro, ho scoperto che erano già un po' di partite che si giocava sto Fantacalcio, non l'ho seguito, devo dire la verità, però ho visto che tanti giocatori, e tra l'altro è stato un successo, perché credo che quante fantasquadre ti hanno iscritto? Più di 500 squadre. Quindi vuol dire che hai coinvolto veramente un sacco di persone, complimenti, come complimenti per questa trasmissione che esce un po' dalle righe, dall'ordinario. Aspetta, prima dei complimenti, guarda che cosa abbiamo preparato per Lorenzo, perché... Lorenzo ha preparato qualche infortunio. Infatti, tanti infortuni che hanno condizionato un po' la storia, è parallela a quella di Alessandro Catoggi, i due migliori centrocampisti della promozione che si alternano proprio per presenze. Lorenzo, che è arrivato a Casa del Diavolo a dicembre proprio dal Trestina. Guardiamoci però qualche foto, perché non abbiamo un contributo filmato, ma abbiamo delle foto, proprio un Lorenzo Bambini con la maglia del Casa del Diavolo, palla al piede, vediamo un po', dunque fra poco ce la vedremo, Lorenzo Bambini, come detto, in campo e non solo, per la regia, eccola qua, è proprio in maglia Casa del Diavolo, Lorenzo Bambini in azione, a seguire poi, come abbiamo detto, qualche infortunio, un ginocchio che fa un po' le bizze, e allora... Guardiamoci la foto non è questa la foto successiva, questa è per la fine, questa è per la fine della trasmissione. Andiamo avanti proprio con il ginocchio, eccola qui, il ginocchio di Lorenzo Bambini ben fasciato, giusto? Qui sei in preparazione dove, Lorenzo? Casa del Diavolo. Sempre a Casa del Diavolo, ok. Tu Ale invece niente fasce neanche. No, io vado a guardare le partite. Lorenzo per fortuna è stato un ottimo acquisto per il Casa del Diavolo. È stato un ritorno, ma... E poi abbiamo anche a seguire, proprio subito dopo, un'altra foto da giocatore di Lorenzo Bambini. Guardiamocela, eccola qua, in primo piano. Questa è una foto pessima. Era in forma, Era in forma smagliante, Leonardo. Guarda che condizione. Per fortuna è un po' buia, insomma, ti assicuro che è una foto...
una foto memorabile. Ti ricordi anche dove eri? Ero a Mykonos. A Mykonos, quello era il bicchiere che poi hanno tirato a Vanessa a seguire. Però i giocatori veri si vedono anche da certi selfie, come questo qua, vediamo un po'. Questo puoi descriverselo tu, vai. No, questo era post europeo, che Diamanti aveva fatto l'impossibile, quindi ci siamo beccati in una sera. No, io non direi Diamanti, io direi come sei conciato sempre. Sì, Vanessa, commenta un po'. Sì, commenta un po' la maschera, visto siamo in pieno tema carnevalizio. Carnevale, sì. No? Che maschera è questa? Da che cosa ti è rimasto? No, neanche ti ricordi. No, vabbè. Fa serate importanti, Leonardo, questo ragazzo, però, insomma. Posta c'è in cavato. Senti, Gianni, anche tu ti mascheri così? Bah, io sono stato mascherato da me solo quando vado in giro, insomma. Penso che... Scusa Nicola. Che poi questo bisogna averci delle qualità per fare cose del genere. Indubbiamente. Vai Saba. No, c'è una comunicazione di servizio. Dobbiamo salutare Lorenzo Leonardo perché fra poco scocca la mezzanotte e i bambini non possono andare in onda. Grande Saba. Lorenzo Bambini, ragazzo serio, però tranquillo, il tuo Alessandro ormai sta dormendo, quindi ci possiamo guardare anche questi riflessi filmati, gli ultimi, perché abbiamo trovato il vero sport di Lorenzo Bambini. E questo è un mago nel bullying, è vero? È un po' una passione, la mia è anche di Leo. Ah sì? E ora col braccio... Me le trasmetto, no? Ma non... Siete grossi amanti del bullying, quindi? No, quando possiamo. E qui invece va. Sendo le maschere. E qui ero con un grosso top player... Nonché tuo amico, con Enrico Mancini, che salutiamo, fra l'altro, non so... Senti Vanessa, puoi dirci tu da cosa sono mascherati? Poi, Adesso chiudiamo. Qui sorvoliamo, insomma. Qui allora, è carnevale. Non so se si può dire. Sì. Come la definiresti questa maschera qua? Beh, uno è un po' Isis, però di questi tempi, insomma. E l'altro è una bella bionda. Affascinante, diciamo, attraente se non altro.